Anni. Siciliano, buon pomeriggio. È la 25esima tornata del campionato di eccellenza Girone A. Stadio Saraceno di Ravanusa. Questo pomeriggio racconteremo Canigatti, Gus Palermo. Obiettivi diversi per le due compagini, Cus Palermo in zona playout e Canigatti in piena corsa per il campionato. E il gran tiro parato da Iacono in calcio d'angolo subito, Cus Palermo pericoloso. E ancora Canigatti in questa prima parte di primo tempo, si può andare al tiro. È il primo vero acuto del Canigatti. De Luca allarga, si può andare al tiro per il Canigatti, ci prova! Ci ha provato Caronia, palla che si spegne fuori. Attenzione al break del Cus Palermo che ci prova dalla grande distanza, guadagna un calcio d'angolo. 26 minuti del primo tempo, calcio di punizione, calcio d'angolo per il Cus Palermo che va al cross. Iacono, un primo miracolo, ma arbitro che vede una irregolarità. E ancora Canigatti avanti con Polito, si accentra Peppe Polito. Ora Peppe Polito si riparte da dietro. Gambereri può andare al cross deviato. Ennesimo calcio d'angolo per un buon Canigatti. È impressionante la mole di gioco di questo Canigatti, ben messo da Nicola Terranova. Il cross tagliato! Il colpo di testa sulla schiena del difensore del Cus Palermo, ma è ancora azione viva per il Canigatti. Entra in area di rigore! Il tapin che esce poco fuori dalla porta di Premuda. Sono 32 minuti del primo tempo. E ancora 0-0 tra Canigatti e Cus Palermo. 0-0. Giglio e Peppe Polito, maggiori indiziati per battere questo calcio di punizione. Parte Giglio, lo schema! Il tiro! Camareri
Mannuzzo. Entra in area Camareri, atterrato. Tutto regolare per il signor Laverde. Ancora un cross fuori gioco. Olito per Malluzzo, il numero 3 è Malluzzo e non Cammareri come c'era stato scritto dalla distinta del candidato. Remessa Cus Palermo con Grillo. Per Pirrotta, scontro aereo in area di rigore. È duplice fischio finale del primo tempo tra Canigatti e Cus Palermo. Tutti dentro gli spogliatoi per un tè caldo. Stadio Saraceno di Ravanusa, tutto pronto per il secondo tempo tra Canigatti e Cus Palermo, parziale 1-0 per i locali con il gol di De Luca. Arbitro Laverde che dà il via a questo secondo tempo. Un doveroso saluto a Piero Gatto, che potete seguire il lunedì nel suo format L'edicola di Piergatto su Facebook. Peschiamo tra gli spalti anche il presidente del Canigatti Angelo Licata, pensieroso. Palla che viene fermata dal forte vento che spira. Adesso gli applausi sono per l'ottimo stop del giocatore del Canigatti che perde palla. Il gran tiro dalla distanza, Iacono appostato. Cammareri, attenzione allo schema del Canigatti, si alza la bandierina, gol annullato. Ancora De Luca che va in gol, 31esimo, ancora Cus Palermo avanti. Attenzione al Cus Palermo, il tiro esterno della rete. Tutto il Canigatti trincerato nella propria metà campo a difendere questo 1-0 importantissimo. Nella 25esima tornata esce Iacono con due tempi. Stadio Saraceno di Ravanusa, triplice fischio finale del signor Laverde della sezione Aia di Caltanissetta. Abbiamo raccontato la 25esima tornata del campionato di eccellenza Girone A. Il Canigatti batte il Cus Palermo con gol di Agostino De Luca per 1-0. La buona serata a voi tutti da Calcedonio Iacuzzo e alla prossima! La Terranova, il mister del Canigatti, il minimo sforzo batte il Cus Palermo, la testa chiaramente è a mercoledì contro il Corigliano, mister. Sì, sicuramente abbiamo fatto un grande passo avanti, abbiamo vinto una partita contro un avversario tosto, adesso il pensiero va a mercoledì dove servirà un'impresa per passare il turno. 2-2 comunque si gioca a Ravanusa, è ufficiale? Sì, si gioca a Ravanusa anche perché il nostro campo è diventato quello di Ravanusa. E proveremo, ti ripeto, a fare la partita cercando di non pensare al pareggio dell'andata perché altrimenti rischiamo di fare delle brutte figure. Quindi l'avversario è tosto, l'avversario di categoria superiore, però cercheremo in tutti i modi di passare il turno. Angelo Licata è il presidente del Canigatti, minimo sforzo con massimo risultato 1-0 che premia il Canigatti, ma la testa, dicevamo, anche con il mister Terranova è a mercoledì. Sì, è a mercoledì, oggi è importante non perdere come dire, punti rispetto sia a Licata e mantenere il giusto vantaggio con Sant'Agata. Ci siamo riusciti, per noi oggi era importante perché indubbiamente l'impegno di mercoledì prossimo in qualche modo condiziona, è un impegno importante, quindi ci sta. Quindi è ufficiale, si gioca a Ravanusa? Sì, giocheremo qui a Ravanusa alle 14.30, quindi speriamo bene.
Diego Dutrone è il mister del CUS Palermo che questo pomeriggio ha tenuto testa a un Canicattì, ha perso 1-0 ma è stata una bellissima partita affrontata con cinismo e coraggio, soprattutto nel secondo tempo. Mister, una sua dichiarazione. Beh, io come dicevate giustamente voi, è una partita dove il coraggio va mostrato, non va mostrato solo a parole durante la settimana, va mostrato in campo. Faccio un grosso complimento veramente ai miei ragazzi che sono stati gagliardi nel senso più bello della frase, ma non posso fare a meno che i complimenti al Canicattì, che è una squadra che ha dimostrato di essere preparata, organizzata. Ho fatto i complimenti al mister per quello che sarà non solo questa stagione, ma mercoledì per quanto riguarda la Coppa Italia, dove andranno a giocare in terra di Calabria contro il Corigliano, che anche loro sono una squadra preparata, ma ho visto tante cose buone, quindi faccio a loro un grosso in bocca al lupo. Poi tornando a noi mercoledì avremo una partita che è quella di recupero della settimana scorsa contro un Castelbuono che è almeno sulla carta alla nostra portata, ma dobbiamo dimostrarlo, come dico io sempre, in campo. E devo dire, i presupposti sembrano esserci, che contro una corazzata come il Canicattì, il CUS Palermo, che sta facendo di tutto per uscire dalla zona bassa della classifica, ha le carte in regola per poter riuscire a centrare questo obiettivo, che è quello contro il Castelbuono, almeno mi auguro. Buon compleanno a Rasella, siamo dentro gli spogliatoi del Canicattì. Soffia la candela! Soffia sulle candeline, Rosella. Soffia sulle candeline. Tira dall'altra parte, ve lo mettete da dietro. Tira dall'altra parte.